Ciao Giovanni, ciao. Mi hai fatto spaventare. Scusami, sono in ritardo. Che fai di bello? Eri a mangiare per caso? Allora, ho mangiato. Ok, sì, ora a mangiare. Però prima, aspetta, iniziamo a salutare i nostri amici. Giusto. Pronto? Sì. Ciao ragazzi, bentornati al Gormiti Show! Ma sì, stavo mangiando, Giada, ma questo non è importante. Cosa stai facendo? Stavo leggendo un bellissimo libro, una storia fantastica, perché oggi è la giornata internazionale del libro. Giada, tu lo sai bene che anche a me piace tantissimo leggere, soprattutto i fumetti, che poi leggere aiuta tantissimo la fantasia. Sì, e poi viaggi tantissimo con la mente. È vero, solo che io, non c'ho niente da leggere qui. Aspetta un attimo. Problema risolto. Wow, Giada, il nuovo Panini Magazine. Sì, hai visto? Wow, allora. Guarda un po' chi troviamo, tieni. Lo dico, sei pronta. Vai. In regalo, questa volta, troviamo Motak Gold o Nuclear Silver. Ma posso aprirlo? Vai, vediamo chi troviamo. Secondo voi, Motak o Nuclear? Wow, okay. È silver, sì, è nuclear silver. Wow, bellissimo, fai wow, che bello. Ma aspetta un secondo, fammi vedere un pochino che cosa troviamo all'interno. Mi hai rubato il mio magazine. Allora, l'ho fatto apparire io, quindi posso guardarlo. Senti, allora, possiamo trovare sempre tantissime storie inedite. I fumetti, sì. Come ti dicevo poco fa, leggiamolo subito, che voglio di leggere. No, adesso abbiamo troppe cose da fare, le leggiamo magari più avanti. E poi abbiamo dei disegni da colorare. Sempre. Che anche colorare è molto bello, aiuta sempre la mente. Guarda qui chi c'è. Chi c'è? Chi sono? Siamo noi. Ah, siamo noi, Gormiti Show. Sì, che bello. Il Gormiti Show non può mancare mai. Poi? E ci sono tantissimi giochi. Okay. E poi ci sono i poster da prendere nella cameretta. Fa vedere. E io già me lo prendo, così me lo appendo. No, aspetta, dopo decidiamo. Ma non posso fare niente. No, Johnny, non puoi fare niente perché abbiamo tantissime cose da fare e ci sono due gormiti che stanno aspettando di presentarsi. Ah sì? Dove sono? Andiamo. Eccoci qui, questi sono i due gormiti di cui ti parlavo. Wow, Alfa Uric, e tu? Sì, io Karak. Alfa Karak, e apriamoli subito perché così ci giochiamo. Ci penso io. Vai. Brava, eccoli Giada, qui. Brava Giada con queste magie, mi piacciono davvero tanto, te l'ho già detto. Allora, raccontiamo guarda un po'. Guarda che bello. Esatto. Allora, io ti presento Karak. Vai, presentami Karak. Karak è fortissimo, massiccio e imbattibile, guarda che forte che vedo. Pensa che la sua potenza è paragonabile a quella di Lord Titano. E quindi è fortissimo e grazie all'energia alfa, i suoi pugni di roccia si sono trasformati in pugni di puro cristallo. Wow. Ed è fortissimo davvero. E sai cosa sono, quali sono i suoi attacchi? No, dimmi. Onda di cristallo e spacca pietre. Brava, wow, ma veramente è fortissimo bello, questo Karak. E io adesso ti parlerò di Alfa Uric. Ok, vabbè, intanto lui è il gormita del popolo del magma. Il suo stile di combattimento ricorda quello di un pugile, ok? Perché ti ricordi che infatti sembra che abbia i guantoni. Esatto, sembra che abbia i guantoni infuocati, tra l'altro. L'energia alfa lo ha potenziato, è diventato ancora più forte. Pensa che la sua tempesta di pugni esplosivi riesce a incenerire un intero esercito di cattivi. È fortissimo. I suoi attacchi sono magma combustione ed esplosione vulcanica. Ma è forte anche lui, però. Secondo me è il mio più forte, facciamo una vedremo, prova. Vedremo. Prendi questo, esplosione vulcanica. Onda di cristallo. Ah, è fortissimo. Hai visto? È quasi forte come Lord Titano. Magma combustione. Io te lo stimo come una capriola e un pugno. E poi, certo, capriola e pugni, che è? Certo, è fortissimo. Ma che è? Ma prendi io. Ma già, dai, non si dice. Dai, andiamo avanti, che c'è qualcuno che dobbiamo conoscere. Caprino. Ciao Marco! Ciao! Che carino che come sei! Come stai? Bene! Oh, ma facci vedere un po'. Allora, oggi siamo qui in collegamento perché ci vuoi far vedere tutti i tuoi super gormiti. Infatti li vedo già dietro al tavolo, tutti posizionati. Sono tutti schierati. E lo sapete, uno l'ho nascosto e lo dovete. Ma sei contento di essere voi? Oh mio Dio, è davvero? Ah sì, vuoi sfidarci? Questa è una sfida. Ma scusa, c'era. Ha dato un indizio, ha detto che era alfa. Quindi. Quindi tu ci hai nascosto un gormita. Questo non l'ho nascosto.
situazione. Tu ci hai nascosto un gormita e noi dobbiamo trovarlo. Caspita, è difficilissima questa sfida. Ma dov'è? Ma ce n'è così tanti che non riusciamo a trovarlo. Ma ce ne fai vedere qualcuno, il tuo preferito, tipo? Come facciamo a trovare? Tutti? Ma uno? Non è proprio uno che dici no, lui è il più forte. Ma hai anche la maglia dei gormiti? Faccela vedere, fai così. Facci vedere la tua maglia super gormitica. Wow. Ah. Vabbè, io comunque il gormita che è nascosto l'ho trovato. La usi per andare a scuola. Bravo. Fai bene perché è bellissima. E i tuoi compagni. Ah, ho capito. E così almeno va a lezione con i suoi gormiti. Li fanno compagnia durante le lezioni, danno la forza. Ma dici un po', il tuo preferito. Quella è la spada di Lord Kevin. Ma è davvero proprio tutto quanto dei gormiti. Tutto. Ma gli hai ma il Gormiti Show invece lo guardi? Lo guardi il Gormiti Show? Gli altri sono tutti in fantasia. Ah. Sì, oggi ho guardato la puntata. Non ho notato che gli adoro. Sì, adoro veramente tanto. Ho preso il telefono e mi sono guardato il Gormiti Show. Quello di oggi. Ma tu il Gormiti Show lo guardi? È ciao, vero che è uscita la puntata. Ciao bambini. Guardate qui. Ciao tutti, lavoretti. Bravo, così si fa. Così si fa. Bravo. Ma sappiamo che c'è anche tua sorella che vuole salutarci, è vero? Che anche tua sorella è super fan. Ciao. Sì, wow. Anche i gormiti mi piacciono anche per questo motivo, proprio perché wow, sono facili da ricreare. Ma quante cose! Ma è difficile doverlo indovinare perché esatto. Comunque, wow! Ciao Matilde, grazie per averci fatto vedere tutti i disegni. Quante cose avevo? Sì, siete davvero dei super fan voi due. Sì, bravo, stai con me. Che bello, giusto, che bello. Poi, qui se li fate anche assieme i lavoretti è davvero bellissimo. Però adesso dobbiamo salutarvi perché sta per scadere il tempo. È vero, giusto. Allora, noi cosa facciamo? Voi lo sapete, cosa facciamo quando salutiamo il bambino? Dobbiamo aprire le braccia. Marco, apri le braccia così che dobbiamo salutarci e abbracciarci. Marco è felice. Apri le braccia e stringiamo forte. Giusto. E con questo noi vi facciamo un ciao grandissimo. Ciao. Grazie davvero. Siete super favolosi. Perfetto. Ciao Andrea e ciao Giada. Ciao. Stavo dicendo che noi qua siamo Johnny e Giada. E voi siete Andrea e Giada. E beh, abbiamo Andrea e Giada. Giusto? Sì. Sono dei piccoli conduttori pure. Perché ci sono due Giade. Due Giade. Sì, è vero. Ma quanti ne avete? Io indovino. No, perché i capelli corti. Non ce l'ho lunghi. Ce l'ho come Johnny. Sì, no, dai. Comunque, mi ha fatto molto piacere conoscervi e vi manderò anche tantissime foto, tantissimi disegni e tantissime cose. No. Grazie, perché noi devi sapere che quando servono i disegni, le dediche, noi siamo stracontenti vero, a leggere tutto e a vedere tutto quanto. Noi siamo molto e anche contenti. Le foto. Perché oggi ho visto il video e sì, ho detto magari fanno qualche altro bambino e allora un pochino mi sono offeso, però ora sono molto felice di essere con voi. Bravo. Quella puntata che hai visto oggi è registrata. No,
Ok. L'abbiamo fatta qualche settimana fa. Carino. Abbiamo tantissimi gormiti perché noi siamo dei grandissimi fan dei del Gormiti Show e dei gormiti perché però mi piace di tanto. Giada, lo devi sapere che mia sorella è innamoratissima di Titano. Ah, pure anche lei. Tu, ma no, grande. Ma vedi le Giade, le Giade. Ma che Giade? È innamoratissimo di Galion. Beh, chi lui? Lui è un Johnny, tu sei un piccolo Johnny, io lo so. Ti manca solo ti manca solo. Ora vi voglio fare vedere la mia collezione, quindi potete andare un attimo via e dopo vi dico giro il computer, aspetta. Facciamo così, guarda. Ora giriamo il computer. Wow, ma sono tutti schierati. Wow, ma quanti ne avete? Li avete contati? Quanti li hai contati? No, non li ho contati, però. Però secondo me sono tantissimi. Secondo me però. 100.000. 100.000, eh sì. No, proprio 152. No, però non li ho contati. Grazie per la possibilità che ci avete dato. Un bacio. Ma grazie a voi. Ma siamo felicissimi di avervi conosciuto. Grazie a voi per essere qua con noi. Noi dobbiamo ringraziare voi. Allora, bimbi, noi staremo. Ultima cosa che ci vuoi dire, perché purtroppo noi dobbiamo andare avanti col Gormiti Show. Quindi, un'ultima cosa che volete dirci che rimarrà. Se volete salutare qualcuno, se volete dirci qualcosa a noi. E poi vi dobbiamo salutare. Voglio vedere il Titano e la Iskador. Allora, il Titano ce l'abbiamo qua. Anzi, in versione gigante. Voglio vedere se fate una sfida con i collezionabili. Durante la puntata ci sarà la sfida, perché adesso abbiamo pochissimo tempo. Dopo la vedrai, allora. Secondo me questo tempo l'abbiamo usato per salutarvi e per conoscervi. E secondo me sai già chi vincerà questa sfida, Lui la volta ha vinto Giada. Neanche più di una volta, però è vero, brava, grazie che mi difendi. Una volta? Vabbè, fai finire. Qualche giorno. E dopo, però Johnny ha vinto più volte. Bravo, giusto. È un po' più fortunato, però adesso davvero dobbiamo salutarvi, noi vi salutiamo in questo modo. Aprite le braccia. Aprite le braccia con noi. Aprite così. E abbracciamoci. Facciamo una stretta. E noi vi salutiamo, bambini, perché dobbiamo andare avanti con lo show. Vi vogliamo bene. Fateci un ciao bellissimo e gormitico. Ciao. Vi vogliamo bene, un bacione. Avete visto quanto è divertente stare insieme? Partecipare è molto semplice, basta che andate sul sito gormitishow.com e lì ci sono tutte le istruzioni. Vi aspettiamo in tantissimi. Ma Gianni, adesso è arrivato un altro momento. Ah sì? Quello della bacheca gormitica. Eh sì, già, hai detto bene, ci sono arrivate due foto e due dediche insieme. Vai, inizia tu a leggere. Allora, parto con Andrea che ci scrive: ciao Gianni e Giada, sono Andrea, ho 6 anni e sono un grande fan dei gormiti. Il mio gormita preferito è Zephyr, ma mi piace collezionarli e giocare con tutti. Vi mando una foto della mia collezione, ne hai davvero tantissimi, adesso la guardiamo bene. Ho anche il card game con cui mi diverto a sfidare Lord Voidus giocando con papà e mia sorella. Seguo sempre i vostri video, siete bravissimi, mi divertono molto le vostre sfide gormitiche. Un saluto ad Andrea. Ma che carino. Grazie mille per seguirci. Grazie. E io sono un po' curiosa di sapere chi vince tra lui e il papà. Secondo me Giada vince Andrea. Anche secondo me. Il papà perso, perché è fortissimo. Ma hai visto? Stavo guardando la foto. Lui è molto, molto fiero della sua collezione. Vero, perché si è messo proprio così. Ma sarei fiero anch'io ad avere tutti questi gormiti. E poi tra l'altro guarda lo zaino gigante, la maschera di Lord Electrion. Che bello, poi li ha tutti schierati come se bravo fossero Andrea, un sei, esercito. Sei gormitico. Ok. Adesso leggiamo la dedica di Antonino. Vai. Allora, Antonino ci scrive: ciao Gianni e Giada, sono Antonino, ho 4 anni e scrivo da Palermo. Sono un fan dei gormiti e il mio preferito è Saburo. Vi seguo sempre su YouTube e metto sempre i like ai vostri video. Siete bravissimi, continuate così. E noi mandiamo un like a te.
Grazie, grazie mille per seguirci, davvero. Wow. E stavo guardando anche la sua foto. È lui vero. Sta proprio combattendo, è pronto a combattere. Sì, secondo me c'è Lord Voidus nei paraggi e gli sta dicendo: forza, Lord Voidus, vieni avanti, che ti sconfiggo. Bravo. Tra l'altro, hai tutte le armi dei Lord. Infatti, stavo guardando anch'io tutte le armi dei Lord. La lo scudo. Pure. La Iscador per ipervolare. Wow. Bravo Antonino, sei super gormitico. Ok, Giada, è finito l'episodio, però se i nostri amici, domanda, se vogliono mandarci i loro disegni, le loro dediche, che a noi piacciono tantissimo, basta mandarla a gormitishow.com, noi li vediamo, li leggiamo. Non ho capito, dove? A gormitishow.com. Ah, gormitishow.com, ok. Basta che le inviate lì, noi le leggiamo e dopo li mostriamo in puntata. Giada, è finito l'episodio, cosa devono fare i nostri Devono amici? Continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sulle novità. Brava Giada, condividete il video e mettete tantissimi like. Un saluto da Giada e Gianni. Ciao.